io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Sono qui con questo maglione natalizio perché oggi parleremo di 5 libri da regalare a Natale. Natale non per il contenuto dei libri, ma perché siamo in periodo natalizio, ma questi libri possono essere regalati ovviamente in qualsiasi momento, per qualsiasi festività, compleanni, eccetera. Questo perché sono libri davvero stupendi che io vi consiglio assolutamente di leggerli. Partiamo subito con il primo libro, che è Un angelo per sempre di Federica Bosco. Questo libro è uscito ad ottobre, è edito Newton Compton Editori a 9,90 €. Trovate la recensione angolo del libro qua nel mio canale, vi lascio il link o qua su nelle schede il video. E ve lo consiglio tantissimo e lo consiglio di regalare soprattutto a tutte le lettrici che hanno letto la trilogia dell'Angelo, perché ovviamente questo è un continuo, il quarto volume di questa trilogia. Parlo di trilogia perché l'autrice non vuole parlare di tetralogia, ma sostiene essere un 3+1, ovvero un libro che non doveva uscire ma che secondo lei i personaggi gli hanno chiesto di scrivere. E ve lo consiglio tantissimo, lo consiglio come regalo appunto a coloro che hanno letto la trilogia. Il secondo libro che consiglio di regalare è Fairy Oak, la storia perduta. Non solamente questo volume, che è l'ultimo uscito il 26 di ottobre, ma bensì tutti i volumi di Fairy Oak. Gli consiglio di comprare alle più piccine, alle ragazzine a cui piace il fantasy, le streghette eccetera, ma anche e soprattutto questo a tutte coloro che hanno letto nell'infanzia la trilogia di Fairy Oak. Io ho 23 anni e avevo letto questo libro 15 anni fa, cioè il primo volume 15 anni fa, infatti questo è uscito in occasione dell'anniversario. E mi è piaciuto davvero tantissimo, mi ricordo che da piccola amavo le streghette, Pervinca e Vaniglia. Io ai tempi mi ritrovavo in Pervinca, ma adesso sono molto più Vaniglia, cioè strega della luce tutta la vita, buio ma quando mai? Boh, forse per il carattere un po' coraggioso mi ritrovavo più in Pervinca. E mi era piaciuto così tanto che quando ho saputo che usciva questo libro ho sentito, anzi Elisabetta Agnone mi ha scritto su Instagram dicendomi che stava uscendo un nuovo volume e ho deciso assolutamente di acquistarlo. E lo consiglio davvero tantissimo alle più piccine ma anche a tutte coloro che hanno letto Fairy Oak. Un altro libro che consiglio di regalare è questo qui, Le sette morti di Evelyn Hardcastle. E di questo libro hanno fatto anche l'escape room proprio perché parla di un omicidio che è stato che è accaduto all'interno del palazzo di Hardcastle durante una festa. E, è un casino da spiegare, non riesco veramente a spiegarvelo, e infatti dietro c'è scritto: questo libro mi ha fatto impazzire, è assolutamente originale e unico, non riuscivo a togliermelo dalla testa, da capogiro, abbagliante come il finale di uno spettacolo di fuochi d'artificio, complesso, affascinante, sorprendente, un debutto straordinariamente raffinato. Questo libro, non c'è scritto il prezzo? Non c'è scritto il prezzo, ma... ah, perché l'ho acquistato da Mondolibri, ora che guardo. Beh, quindi siamo sui 15 €. L'autrice è Stuart Tarton e ve lo consiglio davvero tantissimo a coloro a cui piacciono i rompicapo, in cui bisogna scoprire chi ha ucciso chi, ma davvero davvero bellissimo e consigliatissimo. Un altro libro che consiglio di regalare è Anima di Waiji Muawad. Di questo libro non ho fatto l'angolo del libro né la recensione su Instagram perché era troppo complicato da spiegare. Cioè, non tanto da spiegare, ma per trasmettervi le emozioni e la passione che io ho per questo video. A parte che la copertina è bellissima e la cosa che mi aveva più entusiasmato di questo libro era appunto la copertina, e il suo prezzo di copertina è di 18,50 € e parla di una donna assassinata. Il marito trova sua moglie assassinata sul pavimento e saranno gli animali che hanno assistito a questo assassinio a raccontargli la storia. Ebbene sì, ogni capitolo ha il nome dell'animale in latino e nonostante non sappiate il latino, comunque tramite la descrizione dell'animale voi riuscirete a capire chi sta parlando. Ad esempio un nome è Boa Constrictor, Canis Lupus Familiaris Terra Americana,
Bellissimo, davvero. Degeneraria domestica, Rattus norvegicus, Shurus carolinensis, Corvus corax. Molto molto bello, ovviamente se da come scrive, ma comunque si riesce a capire l'animale, se nel caso in cui non riuscireste a capire l'animale, comunque potete andare su internet e scrivere il nome e vi dirà ovviamente il nome generico in italiano. È davvero davvero bellissimo, ha, ora vi dico quante pagine, 500 pagine, questo ne ha 500. Le sette morti di Evelyn Hardcastle 517, mentre Fairy Oak dovrebbe averne sulle 385, mentre Un angelo per sempre ne ha 346. Quindi questi due qua ne hanno 380 sulle 350. Questi due sulle 500, ma come potete notare sono uno è più grosso e uno è più sottile, perché ovviamente voi saprete benissimo che tutto dipende dalla grossezza delle pagine e dal font, dallo stile, dalla grandezza del carattere. E infatti in questo qui di Waidi Mwawad Anima, edito dalla Fazzi Editori, ha le pagine molto molto più grosse e la scrittura è la stessa, solamente che l'impaginazione è diversa, perché in questo qui c'è un largo margine in alto e in basso, mentre in questo qui di Stuart Arton, Le sette morti di Evelyn Hardcastle, ha molto meno margine in alto e in basso, e le pagine ne ha molte più sottili. Quindi quando guardate un libro grosso, ovviamente dovete anche guardare l'impaginazione e il carattere, perché un libro può essere grosso ma avere la scrittura altrettanto grossa, e quindi per questo implica più pagine. Altri due libri che consiglio di regalare sono Epepe di Ferek Karinti, edito gli Adelfi, e un altro libro che non ho qui è Cecità di José Saramago, edito la Feltrinelli. E questi due libri, questo qua e qui vi lascerò la foto, perché ve li consiglio insieme. Allora, intanto dovrebbe esserci la recensione sul mio canale, vi lascio qua su nelle schede il video. Epepe parla di un professore, sì, il professor Budai, che deve andare a Helsinki per una conferenza, e all'aeroporto di Budapest sbaglia l'uscita e prende un volo per chissà dove. Chissà dove perché atterra in un paese di cui non conosce lingua, non conosce segni e non riesce a farsi capire in nessuna lingua a lui nota. Un bellissimo bellissimo libro, è scritto davvero in piccolo e ha 220 pagine. Il suo prezzo è di 13 euro. Io ve lo consiglio tantissimo perché ci fa capire come all'interno di, possiamo dire, un mondo utopico in cui non conosciamo segni e non conosciamo lingua, in che modo possiamo esprimerci se non con i gesti. Mi è piaciuto davvero davvero tantissimo, e ovviamente per tutto il libro il protagonista cerca una via di uscita, cioè come torna a casa, questo è il senso. Molto molto davvero bello, e ve lo consiglio stratanto. L'altro libro che vi consiglio è appunto Cecità di José Saramago. Questo libro perché lo consiglio? Lo consiglio perché nonostante sia scritto a tempi addietro, non recentemente, è incredibile come in realtà possiamo dire che descriva perfettamente la società moderna. Cecità racconta di improvvisa epidemia di cecità in cui tutte le persone diventano cieche, o meglio, non tutte, alcune continuano a vedere, e riusciremo a capire come la cecità sia dovuta alla persona. Quindi come ha vissuto la persona, perché possiamo dire che
Dal mio punto di vista gli occhi sono la nostra anima, noi comunichiamo con gli occhi. Nel momento in cui smettiamo di vedere, smettiamo di comunicare tramite gli occhi, diventiamo animali. Ed è questo di cui parla cecità, di come senza la vista le persone siano diventate assolutamente bestie. Davvero, davvero bellissimo, un inno alla società moderna, che io vi consiglio assolutamente di leggere. L'ultimo libro che vi consiglio di regalare è Jane Eyre di Charlotte Bronte. Jane Eyre lo consiglio a tutte coloro a cui piacciono i classici, ma anche, diciamo, a coloro a cui piace l'ambiente educativo o comunque in cui si parla di educazione. Questo libro penso lo inserirò all'interno dei libri, 5 libri di educazione. Io non sono solita leggere classici, anzi non ho praticamente mai letto classici, ma questo mi è piaciuto tantissimo perché praticamente parla di Jane che dopo un'infanzia difficile trova lavoro come istitutrice all'interno di un palazzo, è il palazzo del signor Rochester. Dopo il rispetto, l'educazione che nasce tra i due, nasce anche un amore tra Jane Eyre e il signor Rochester. Ma quando a Jane si prospetta un futuro migliore, si scopre e viene a galla un terribile segreto che si trova nascosto nelle soffitte del palazzo del signor Rochester. Perché ho deciso di prendere questo libro di punto in bianco? In realtà questo libro ce l'avevo in wishlist e mi è stato regalato al compleanno. E costa 9,50 € ed è edito dalla Giunti Editori. E questa qui è la versione integrale e intascabile ed è per questo che è così grosso ed ha 700 pagine. Ho deciso di comprarlo perché parlava sia della storia di un'istitutrice. Sia perché mi sto un po' appassionando alla letteratura inglese di questi anni, un po' all'antica, 700-800, e un po' perché parlava di un amore e si sa che quando si parla di amore io sono la prima ad alzare la mano e dire ehi, voglio comprarti libro. Mi è piaciuto davvero tantissimo ed è per questo che lo consiglio a chiunque. Ovviamente la scrittura non è facilissima perché è un classico, quindi non stiamo parlando di una storiella che si legge in pochissimo tempo, o almeno non a coloro che magari fanno difficoltà nel lessico, non saprei come dire. E sto leggendo anche Villette di Charlotte Bronte, che dicono sia il suo libro migliore, nonostante io abbia sentito pareri discordanti, in cui ci sono molti che dicono che Jane Eyre sia il migliore. E Villette è un po' difficile per me, nel senso che trovo che a volte la storia sia un po' slegata e che utilizzi tanti giri di parole, tante parole altolocate che faccio difficoltà a immedesimarmi e a sentire il proseguire della storia, il filone della trama. Rischio un po' di perdermi e leggere capitolo per capitolo un po' a sé stanti. E a non vedere il filo della storia. Spero comunque che le cose cambino e vi farò sapere. Bene, ragazzi, questi erano i libri che io consiglio di regalare a Natale in questo caso, ma perché no in qualsiasi altra festività, perché sono davvero dei titoli che potrebbero piacere a chiunque e comunque sono dei titoli alcuni romantici, alcuni per ragazzi, quindi alcuni classici, gialli, thriller, quindi io consiglio davvero a tutti e ce n'è per tutti. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Ciao!